Ok, sempre sul soggetto degli ebrei, una domanda da parte di Giovanni. Giovanni, Dio ti benedica, Giovanni. Voglio fare una domanda. In Apocalisse 11:13 si legge che i superstiti dopo il terremoto diedero gloria a Dio del cielo. Come si può interpretare tale risultato, visto che nella maggior parte dei giudizi e flagelli che si verificano è sempre poi riportato, cito, che gli uomini non si ravvidero, che gli uomini bestemmiarono Dio, eccetera, eccetera. Apocalisse 16. Quindi lui paragona... Grazie della risposta, Dio vi guidi e vi abbondi. Grazie, inviare. Amen. Allora, Apocalisse 11:13 si legge che i superstiti, dopo il terremoto, diedero gloria a Dio. Quindi lui in contrasto dice come si fa a... come si dice? Armonizzare. Sì, esattamente. Questo con Apocalisse 16, dove dice che gli uomini non si ravvidero. Mm-hmm. Beh, si armonizza molto facilmente, fratello, perché Apocalisse 11:13 sta parlando... di prima del rapimento, ok? Il rapimento che avviene due versi dopo, Apocalisse 11:15, il rapimento, settima tromba, va bene? E Apocalisse 11:13 invece prima del rapimento, quindi sta parlando qui degli ebrei che ancora non si erano convertiti. Come lo sai che si parlano degli ebrei in Apocalisse 11? Perché in legge dove dice Apocalisse 11 8, 9, 10 verso lì dove dice i loro corpi giaceranno nella grande città, che numero è? Ok, aspetta, prima del verso 13, verso 9, 10 verso lì dice i loro corpi giaceranno 8. Apocalisse 11, 8: i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Ok, quindi due testimoni che lanceranno fuoco contro l'Anticristo, va bene, vediamo questo capitolo, saranno uccisi dalla bestia, Anticristo, uh-huh. verso 7, e i loro corpi giaceranno nelle strade della grande città, che dove Gesù fu crocifisso. Gerusalemme. Gerusalemme. È chiaro. Quindi... dove siamo qui, di cosa stiamo trattando qui? Stiamo parlando di Israele. Israele, sì, ok. Sì, Gerusalemme. Quindi allora, in Israele, è importante capire questo, perché oggi chiedono, penso che Israele è la terra santa, andiamo in pellegrinaggio. Sì. No, no, Israele c'ha tutto tranne che santo, perché si chiama Sodoma e Egitto davanti a Dio. Uh-huh. Allora, si tratta di Israele. In Israele dice qui che ci fu un terremoto, che 7.000 morirono, dice lì, e il resto diedero gloria a Dio. Chi sono il resto? Il resto lo vediamo in vediamo un po' Romani 9:27. Romani 9:27. Isaia poi esclama riguardo a Israele: anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato. Cioè, un'altra Bibbia dice una rimanenza sarà salvata. La Bibbia in inglese dice remnant, una rimanenza, cioè una parte. Zaccaria 12:10. Zaccaria 12:10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Allora, cosa sta dicendo qui? Zaccaria 12, capitolo 12 e 14 parlano di Armageddon, parlano del rapimento, parlano del tempo della fine. E quindi è solamente in quel tempo lì che Dio decide di spargere il suo spirito di grazia ed essi si possono finalmente pentire. Come appunto leggiamo in Apocalisse 11:13, la rimanenza diede gloria a Dio. Quindi infatti questi capitoli sono in parallelo. Apocalisse 11:13 e Zaccaria 12:10 sono in parallelo e stanno parlando dello stesso evento. Uh-huh. Qui è quando Israele si pente, che Dio non spande il suo spirito di pentimento fino a questo punto. Non potevano pentirsi prima. Capisci che Dio non spandeva il suo spirito, perché hanno crocifisso Gesù e già tanto che spande il suo spirito alla fine, va bene? Sì. Quindi allora a questo punto qui vediamo, questo si tratta di Israele che si pentano, però non è così in Apocalisse 16, Apocalisse 9:16, e credo sia le scritture che questo fratello si riferisce, sì. Si riferisce a Apocalisse 16, io aggiungo Apocalisse 9. Quindi Apocalisse 9, ma parliamo pure del...
Apocalisse 16 che sarebbe l'ira di Dio, Apocalisse 9 sarebbe la tribolazione. Sì. Quindi Apocalisse 9 e 16 sta parlando delle persone che hanno il marchio della bestia. Perché persone... ripete molte volte, gli uomini non si ravvidero, gli uomini bestemmiarono Dio, ripete. Quindi chi sono questi? Queste sono la gente col marchio della bestia, che blasfemiano Dio, che insultano Dio, che non si pentono. Dopo i flagelli e i giudizi? Sì, Apocalisse 16 e dopo il rapimento. Come lo sappiamo? Perché Apocalisse 15, 1 e 2, vediamo i santi in cielo dopo che hanno vinto la bestia, il marchio della bestia. Quindi Apocalisse 15. Quindi Apocalisse 16 è l'ira di Dio che viene versata dopo il rapimento. Sulla gente con il marchio. Sulla gente con il marchio. Sì. E facendo un passo indietro andiamo prima ancora del rapimento, quindi Apocalisse 11, torniamo a Apocalisse 11, 13. Questo fratello cita, i superstiti del terremoto danno gloria a Dio. Perché? Perché vedono il rapimento e se tra il rapimento e Armageddon, le due, la seconda e la terza venuta di Gesù, Gesù è venuto la prima volta 2000 anni fa, seconda volta verrà il rapimento, terza volta ad Armageddon. Sono tre le venute classiche di Gesù. Quindi tra la seconda e la terza venuta questi qui si pentano, perché hanno capito finalmente che quello è il Messia. Amen. Guarderanno a me che hanno trafitto. Perché? Perché vedranno Gesù venire dal cielo a salvare la sua Chiesa. Sì, grazie Signore. Amen. Allora gli ebrei in Apocalisse 11 saranno quelli che si salveranno, perché vedranno Gesù venire sulle nuvole, però quelli che bestemmiarono Dio in Apocalisse 9 e 16 sono quelli con il marchio della bestia. Sì, marchio della bestia, o comunque incredulo, o comunque anticristo. Quindi non c'è contraddizione. Sono due famiglie completamente diverse. Uno sono gli ebrei che si pentiranno, e l'altro sono le capre del diavolo marchiate che in Apocalisse 19, verso 18-19, faranno guerra contro Gesù che viene ad Armageddon. Apocalisse 19, versi 18-19, gli eserciti della bestia faranno guerra contro Gesù. E sono questi che maledicono, che non si pentono, eccetera. Amen. Ma questo è Armageddon. Questi sono 75 giorni dopo il rapimento. Quindi 45 giorni Armageddon, 30 giorni l'ira di Dio, 75 giorni totali dopo il rapimento, ma adesso questo non lo spieghiamo. Lo abbiamo spiegato in altri messaggi. A posto, quindi... ho finito le domande per oggi. Va bene, allora chiudiamo con una preghiera. Sì, infatti sai che tante volte quando abbiamo pregato alla radio...